Il quadricorno 3. Ciao, sono Fernando, sono un cornista e ti do il benvenuto sul mio canale. Il quadricorno 3 misura il tuo livello di apprendimento. L'esercizio chiamato il quadricorno 3 serve a misurare il tuo livello di apprendimento con il corno. Se hai seguito le mie precedenti lezioni, avrai incontrato due esercizi di questo tipo, rispettivamente nella lezione numero 6 e nella lezione numero 15. Questi esercizi ti permettono di verificare tu stesso il livello di apprendimento raggiunto, quindi constatare se il percorso intrapreso sta procedendo con regolarità. I contenuti che ho già condiviso in questa rubrica ti hanno preparato a suonare senza problemi l'esercizio che ti sto proponendo oggi, intitolato appunto il quadricorno 3, cui seguiranno di tanto in tanto altri esercizi di questo tipo, di un grado di difficoltà sempre maggiore, seppur di poco. Dai, adesso prendi il corno e suonalo con me. Come immagino, sei riuscito a suonare questo esercizio in modo spontaneo e senza ostacoli. Se così non fosse, scrivimelo nei commenti qui sotto. Sarò ben felice di darti un consiglio in merito. Se il video ti è piaciuto, metti un pollice in su e iscriviti adesso al canale per rimanere aggiornato sulla pubblicazione dei miei video. Quindi non perderti il mio prossimo video in cui ti proporrò un corale di Bach dedicato alla Pasqua. Ciao e a presto!